parlo brevemente di sistemi, del sistema di Linux come sistema operativo, vi parlo dell'open source, vi parlo del software libero, e poi vi parlerò anche di un altro paio di chicche, tipo bagar tra idealismi e praticismi del mondo open source. Vi accennerò anche a fare cache con l'open source. E beh, per farlo facciamo una piccola introduzione storica. Partiamo quindi specialmente dalle caverne, e le principali nelle caverne. Unix, un sistema operativo sviluppato da AT&T, Bell Labs per gli amici, e da più o meno le stesse persone che hanno fatto il linguaggio C. Avete iniziato a conoscere il linguaggio C negli ultimi giorni, settimane? Bene, quindi capite che Unix nasce anche peraltro molto integrato con questo linguaggio. Questi sono i primi calcolatori su cui veniva trovato Unix. Unix in particolare è molto portabile, nel senso che vengono definite le sue interfacce, poi ovviamente questa azienda si è sviluppata il sistema, ma le interfacce sono molto fisse, sono pubblicate. Tant'è che è stato possibile fare POSIX, ovvero uno standard di come un sistema operativo funziona in maniera portabile. Linux e molti dei sistemi operativi che si usano oggi sono compatibili con questo standard. Windows no, ve lo dico subito. Windows non ha questa compatibilità e per questo è molto sfavorito in alcuni ambienti. Quindi POSIX è essenzialmente standard di sistemi operativi che funzionano come Unix. Ci sono dentro le funzioni che vedrete a breve, malloc, file open, che vi serviranno in C per fare svariate cose, richiedere memoria, eccetera. Che cos'è GNU? GNU nasce nell'83 con questa idea: poter possedere completamente quello che il vostro computer sta facendo, ovvero avere un controllo sul software. Il software tipo Unix, essendo sviluppato da aziende che comunque ci mettevano il cache, veniva distribuito con una licenza chiamata proprietaria. Viene tuttora, con questa licenza vengono distribuiti la maggior parte dei programmi d'oggi. Licenze proprietarie vi impediscono, per esempio, di copiare il codice, vi impediscono a livello legale, non BitTorrent, per intenderci, e insomma di usufruirne in libertà. Non potete vedere il codice sorgente, non potete modificarlo, non potete nemmeno a volte usare il software in maniera diversa da quello per cui è stato fatto. E con questa idea di libertà nasce GNU. GNU è un progetto appunto partito da questo personaggio, Richard Stallman, qui lo vedete peraltro nella sede del Paul. È interessante vedere come GNU nasce, come lui definisce, a technical means to a social end, cioè qualcosa di tecnico ma che punta a un obiettivo sociale. E nasce per questo la Free Software Foundation, che vuole coltivare progetti sempre su questa linea d'onda. Ora, il concetto di libertà che noi abbiamo si è sviluppato negli ultimi 3 secoli. E attraverso guerre, diatribe politiche varie, il software negli ultimi 50 anni è una cosa velocissima. Quindi, se vogliamo applicare il concetto di libertà al software, ci saranno nuove definizioni. La nostra idea, l'idea politica di mia nonna di libertà non va affatto bene per il software, serve appunto ragionarci sopra. E in particolare, queste libertà devono essere incentrate sull'utente piuttosto che sul software. Deve essere l'utente che può fare qualcosa, non un contratto del tipo il software ti dà questa funzionalità se solo se tu fai questo. Non è una libertà quella. Allora la Free Software Foundation si struttura su 4 libertà. La prima, la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Appunto, come vi ho detto, lo scopo per cui eseguite un programma, voi pensate sì, lo scelgo io, ma in realtà in alcuni ambiti viene proibito, per esempio, al di là del software, un esempio classico. Voi sapete che se voi comprate un DVD da MediaWorld,
voi potete vedervelo a casa ma non potete proiettarlo in un luogo pubblico. Software che segue new, lo potete usare come volete. La libertà di studiare il sistema e modificarlo, adattarlo alle vostre necessità. Ora, questo ha fatto sì anche sistemi di questo tipo venissero studiati in università in questo modo molto sviluppati, molto portati avanti. La libertà di distribuire copie in modo da aiutare il prossimo. Distribuire copie non dovrebbe essere visto come un rubare a chi le ha prodotte, ma come un atto di gratuità, di fratellanza verso i vostri amici a cui distribuite. Insomma, soprattutto se non vi costa, la cosa non vi costa. E poi appunto la libertà anche di migliorare il programma, di renderlo vostro, adattarlo alle vostre esigenze e ancora ridistribuirlo. Come avete visto, alcune di queste libertà prevedono ovviamente l'accesso al codice. Alcuni esempi di che cosa è uscito dal calderone di GNU. Voi avete già usato GCC? Avete scritto GCC? No. Sì, qualcuno, no. Va bene, GCC lo userete in laboratorio di informatica o a breve per compilare i programmi che scrivete. Scrivete GCC, nome del file, e quello diventa un programma. GCC, voi probabilmente potrete anche finire il primo anno di università e non sapere che cos'è, ma essenzialmente tutte le funzioni che trovate già fatte in C più o meno stanno qui dentro se le usate su Linux. Bash è l'interfaccia da terminale che usate sui moderni sistemi Linux. GNOME è l'interfaccia, essenzialmente un ambiente grafico e operativo, diciamo, è quello che sta su questo computer. No, questo qua è Windows. Vabbè. Però c'è un problema. GNU doveva essere un progetto per un sistema operativo completo, nel senso qualcosa che voi potete usare per farvi i cazzi vostri tutti i giorni, insomma. Ma in realtà manca sempre un pezzo. Manca il kernel. Il kernel è la parte che si interfaccia tra software e hardware, cioè che gestisce le cose proprio base, l'accesso al disco, che cos'è un file, processi. È una parte tutto sommato grossa e importante, e a GNU mancava. Così cosa succede? Nel 91 ASNT, questo personaggio qua, di Bruce Torvalds, inizia praticamente per scherzo a programmare un sistema operativo derivato più o meno da un altro che si chiama Linux. Linux è un sistema operativo compatibile con Unix, e quindi lo sa anche Linux. Non è passato molto tempo che facendo 2 più 2 GNU funziona basandosi su Unix, e finora è stato usato praticamente appoggiandosi su altri sistemi Unix non proprietari. E la copiata viene praticamente ovvia, mettere GNU e Linux assieme, e funziona terribilmente bene, anche perché questo Torvalds decide di pubblicare il codice, ma in una mentalità diversa dalla Free Software Foundation. Non per la libertà del codice, eccetera. Lui voleva un modo per sviluppare il codice, per sviluppare un sistema operativo in maniera efficiente, per dare una grande qualità al codice. Viene spesso detto se c'è una folla di occhi, qualsiasi bug può essere scovato. Adesso non mi ricordo nemmeno l'espressione inglese, la mia memoria fa cinetica. E quindi, insomma, si sembra questo che all'inizio sembra un piccolo scherzo. Viene spesso deriso agli albori da chi produce software, dalle grandi aziende, eccetera. Però viene accolto molto positivamente nei club hacking, diciamo, nelle università che possono studiare questo codice ed estenderlo, e diventa presto una solida base su cui altri progetti software open source o free si possono basare e possono iniziare a correre. Che cosa? Vabbè, insomma,
da, c'è tutta una storia di smanettoni che pian piano si allarga agli utenti fino a travolgere, io non mi considero un grande smanettone, però tutto sommato riesco a usare oggi Linux per i miei usi quotidiani, quindi diciamo che alla fine investe anche tranquillamente gli utenti. E qual è il panorama nella sua evoluzione? Beh, si evolve verso distribuzione, cioè un agglomerato di programmi che sono facili da installare e funzionano bene assieme, hanno tutto quello che vi serve e vengono dati come pacchetto. Beh, ovviamente il facile da installare si è pian piano ridefinito nel tempo, potete immaginare che una volta era un po' uno sbattimento, adesso viene fatto in pochi minuti. E quindi ecco nascere tutta questa miriade di loghi, miriade di distribuzioni. Queste qua sono tutte distribuzioni diverse, ovviamente non sono tutte. Se avessi voluto stamparvi un elenco, non una galleria, un elenco delle distribuzioni, probabilmente avreste avuto un listato tipo un foglio lungo fino a qua. E oggi a questo punto dove lo troviamo lì? Cioè, sono stato qua a farvi la storia del brodo, oppure è davvero un qualcosa di diffuso? Beh, diciamo subito che nell'ambiente di server web Linux è praticamente la piattaforma base per LAMP, che è la piattaforma per il web più usata. Viene usato appunto in applicazioni aziendali, mainframe, viene usato sul palco dei Nine Inch Nails per fare tutto questo ambaradan di luci e proiezioni. Lo trovate nei smartphone, telefonini, gadget vari. Lo trovate negli ambienti embedded, non so, voi sapete cosa vuol dire embedded, più o meno, sentito? No. Integrato, qualcosa che è un computer, ma non sembra un computer, si integra in qualsiasi altra cosa, probabilmente qui dentro c'è un computer, e avanti così. Per esempio vediamo un po', nella lavatrice potrebbe esserci un computer, probabilmente supercomputer, i 10 supercomputer più potenti usano Linux, sono gestiti da Linux. PC, PC appunto su cui smarisco la mia esistenza quotidiana, il PC che usano i miei genitori, il PC che usa mia sorella, pubblica amministrazione, insomma lo si trova davvero ovunque. Adesso ho finito un po' le cose, proprio la nostra carrellata storica. Quello che voglio dire adesso serve più che altro per evitarvi qualche figura di merda. Quindi, voglio dirvi appunto che open source e free software sono concetti molto diversi. Open source è appunto un'idea di sviluppare il software diffondendolo il più possibile, diffondendo il codice il più possibile. Lo si può sviluppare più velocemente, si può essere più aderenti ai bisogni degli utenti, perché gli utenti dicono: cacchio, mi piacerebbe avere questa funzionalità nel software, perché non la metti? O magari suggeriscono addirittura come metterla. E quindi viene spinto il software verso una costante innovazione. I rilasci del software open source sono spesso molto più veloci dei rilasci del software proprietario, perché questo anche perché il software proprietario ogni volta che viene uscito ti viene buttato fuori di chiedere di ricomprarlo. Quindi se succedesse ogni giorno vi romperebbe un po' i coglioni, ma per intenderci, Linux c'è stato un periodo in cui c'era una nuova release ogni giorno. Quel periodo è abbastanza finito, ma è successo, ecco. E poi appunto la questione della visibilità dei bug, con tante persone che possono vedere il codice, e ci sarà qualcuno che prima o poi si accorgerà di un bug, quindi è facile, diciamo, quello più facile correggere il problema. E invece all'open source, al free software. Il software libero nasce da un ideale sociale, un ideale politico, in cui il software non costringe gli utenti a vincolarsi essenzialmente, in alcun modo. Qua ho un'immagine di Tron, vi chiederete cosa c'entra. Perché Tron nasce un po' sempre in quegli sperduti anni 80, in cui
poche persone conoscevano il computer, non c'era ancora il PC, e vagava questo bellissimo ideale di il computer per la libertà. Adesso usiamo Facebook. Ok, adesso parliamo di cache. Abbiamo parlato di free, open source. Spesso quando il manager di un'azienda viene parlato di queste tecnologie, loro dicono sì, fantastico, così paghiamo meno. Però in realtà si pensa che associato all'open source ci sia solo se non si possa costruire un modello economico. In realtà si può costruire, e adesso vediamo qualche esempio. Questo è forse delle prime distribuzioni di Linux, almeno è la prima che io ho conosciuto, e esce sia in versione, una versione diciamo che potete scaricare e vedere e usare tranquillamente, che è Fedora, ma per usi aziendali viene anche prodotto Red Hat, che è appunto questa distribuzione Enterprise, cioè. E questa ovviamente costa, ma che cosa aggiunge? La cosa particolare che viene aggiunta da Red Hat è il supporto, cioè il poter chiamare qualcuno e dire ho un problema, risolvilo perché ti sto pagando. E questo è molto importante per gli ambienti aziendali, avere qualcuno a cui scaricare il file essenzialmente. E qualcosa di simile è per Canonical. Canonical è l'azienda che produce diciamo Ubuntu, e vende Ubuntu, è tranquillamente disponibile. In questo caso non c'è una versione premium e una versione free, è una, semplicemente viene venduto il supporto. Tenete presente che per le aziende il supporto è la parte più importante. E non solo open source, ma anche open hardware. Sull'open hardware pure si può fare il cache. Questa è una storia di successo italiana. Avete mai sentito parlare di Arduino? Qualcuno? No? Ah, Arduino sono queste board a cui voi potete attaccare i motorini, sensori di ogni tipo. E la cosa particolare è che queste sono open hardware, cioè le schematiche con cui queste sono costruite sono liberamente disponibili, potete scaricare, tant'è che anche altre aziende sono libere di produrre queste board volendo anche le loro modifiche. Sono fatte per prototipare velocemente le vostre idee. Voglio fare una lavatrice, questo qua è appunto l'esempio di quello che dicevo prima, l'embedded. Voglio fare una lavatrice, ci attacco lì un motorino, il sensore, eccetera. Si posso fare una lavatrice, un frigo o tantissime altre cose. E appunto c'è questa azienda, mi pare di Vienna, che fa i soldi semplicemente supportando questo tipo di sistemi. E anche creando appunto una catena di sviluppo open source, cioè compilatore, ambiente di sviluppo integrato, eccetera. Si può estendere anche al di là dell'open hardware questo concetto di fare di progettazione aperta, open design. Quello che vedete qua è un libro di tale Eric von Hippel, che è un professore di economia al MIT. Lui essenzialmente sta facendo studi su che cosa? Sul fatto che in alcuni casi i grandi produttori, le grandi aziende, le company sono lontane dai bisogni degli utenti. Gli utenti non vengono nemmeno conosciuti. Queste sono spesso delle nicchie, ma sono importanti perché poi gli utenti sono, conoscendo meglio i loro problemi, sono nella posizione di poter innovare, di poter creare qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo riesce appunto a volte a soverchiare le aspettative diciamo delle grandi aziende, e questo soprattutto attraverso la condivisione dei propri processi dei vari gruppi di utenti sviluppatori. Ecco. Sono andato un po' veloce, non so quanto ho ancora tempo.
No? Beh, abbiamo detto abbastanza. Non domande. Vai, se vai qui potete metterlo sul sito, sul vostro sito. Sì, credo proprio di sì. Ah, tra l'altro, il libro di cui vi ho, se questo il profilo potete anche scaricare gratuitamente. Sotto licenza creativa, se vi interessa.